Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. È arrivato il momento di aprire la degusta box. Eccola qua, come al solito pesantissima. Se non sapete ancora che cos'è, è arrivato il momento di scoprirlo. È una box che vi arriva a casa ogni mese, contiene dei prodotti alimentari sempre a sorpresa, costa 15 euro, ma se volete provarla per il primo mese potete utilizzare lo sconto che trovate giù in info box. Vi ho lasciato il sito, tutti i dettagli, così se vi interessa potete andare a dare un'occhiata. Io vado subito però ad aprire quella di questo mese perché sono curiosa, quindi vediamo che cosa mi hanno mandato questa volta. La prima cosa è un codice sconto per avere la Degustabox Selection, che è una box in edizione limitata con una selezione di prodotti gourmet. Costa 24,99 euro per un valore di 30 euro di prodotti, ma utilizzando questo codice sconto che mi hanno mandato la posso avere per 20,99 euro e vale solo per i primi 100 iscritti. Comunque questo è il volantino. Benissimo, quindi c'è un'altra box in edizione limitata che contiene una serie di prodotti gourmet. Vediamo, non so se la prenderò o meno, ma nel caso in cui dovessi decidere di acquistarla, ovviamente farò il video. Andiamo a vedere però adesso che cosa mi hanno mandato. La prima cosa sono questi grissini rustici della marca Monviso in edizione limitata e sono multisemi. Quinoa, amaranto e lino con olio extravergine di oliva e farina di tipo 2. Eccoli qua, spero che li vediate nonostante il riflesso. Sono dei grissini che mi attirano tantissimo, quindi li proverò molto volentieri. Sapete, se mi seguite da un po' di tempo, che io adoro tutto quello che ha semi, cereali, cose integrali, quindi sono sicura che questi mi piaceranno. Poi addirittura tre confezioni di snack al formaggio della marca Granarolo. Sono croccanti snack al formaggio 100% italiano Groschi, credo sia questa la pronuncia, ce ne sono tre confezioni. Queste sono cose che in realtà io non mangio, quindi magari li regalo a qualcuno perché non è un genere di snack che comunque io apprezzo più di tanto. Però sono sicura che la qualità sia ottima perché la marca Granarolo comunque è una buona marca. Una cosa molto interessante è questa zuppa della Knorr con farro, orzo e quinoa rossa, con mix di verdure profumate al basilico. Eccola qua. Questa è una di quelle cose che mi attirano tantissimo. Tra l'altro vedo che la confezione è trasparente, quindi magari vi faccio vedere anche come si presenta. È una di quelle cose che secondo me va benissimo come contorno, da unire magari alla pasta. Insomma, sono quelle cose che possono essere utilizzate in tanti modi diversi e sono molto curiosa di provare questa cosa. Devo dire che ultimamente sto apprezzando tantissimo questo genere di cose. Poi, parlando sempre di piatti veloci e già pronti, polenta Valsugana Express con funghi porcini. Questo è un prodotto che io conosco perché l'avevo già presa, l'avevo comprata alla Coop l'anno scorso. Devo dire che mi era piaciuta tantissimo. Ma tenete presente che io adoro la polenta, quindi sotto qualsiasi forma, cucinata in qualsiasi modo, a me piace e quindi questo è un prodotto che io ho apprezzato tantissimo. Inoltre, questa è comodissima anche per quelle persone che magari fanno la pausa pranzo in ufficio, ma che hanno un microonde, perché qui basta aggiungere l'acqua a questo contenitore, metterlo direttamente nel microonde e avrete la polenta già pronta. Quindi è veramente comodissimo per chi deve mangiare fuori casa. Non è il mio caso perché io lavoro da casa, quindi io pranzo e cena cucino normalmente, ho tutto il tempo per cucinare quello che voglio, però a volte mi piace assaggiare queste cose, quindi magari per semplice curiosità, a volte me le compro e le faccio queste cose. Questa io la apprezzo e sono contentissima che me l'abbiano mandata. Qua c'è un prodotto invece del quale avevo sentito parlare ma che non avevo ancora visto. Sono questi medaglioni della Milka. Sono dei biscotti
tè con cereali integrali e copertura di cioccolato. Sono veramente curiosa di assaggiarli, credo che siano buonissimi. Mi fanno venire un po' in mente i biscotti Digestive con questa forma così rotonda, però magari non ci assomigliano per niente, non ne ho idea, ma me li fanno venire in mente, sono sincera, comunque li assaggerò. Poi restiamo sempre sulle cose golose, due tavolette di cioccolato Loacker. Queste sono un po' particolari, hanno una formula golosissima. Una ha il cioccolato bianco, il cioccolato nero normale, poi ha tutta la granella di wafer e il caffè. Eccola qua, questa deve essere veramente buonissima. E poi questa, che comunque non credo sia da meno, perché ha cioccolato nero, cioccolato bianco, sempre la granella di wafer e la granella di nocciole. Quindi assolutamente due tavolette di cioccolato sfiziose e golose. Poi la Degustabox di febbraio ha deciso di farci ingrassare, forse sarà perché è il mese di carnevale, il mese del martedì grasso. Comunque abbiamo questi bocconcini con crema al latte. Ricco di crema, eccole qua. Anche queste sono quelle cose veramente buonissime, magari da pranzo della domenica, quando si tira fuori il vassoio di paste e ci sono delle cose golose, come potrebbe essere ad esempio una cosa di questo genere. Sono convinta che anche queste mi piaceranno tantissimo e ahimè, la Degustabox di febbraio vuole vederci con qualche chilo in più. Poi qua si continua con i festeggiamenti, quindi cose golose, paste, pasticcini, cioccolate, aggiungiamo anche un bel bicchiere di Pepsi perché qui abbiamo una bottiglia da 1,5 litri di Pepsi, zero caffeina e zero zucchero. Eccola qua. Io non avevo ancora provato la Pepsi zero, la Coca-Cola zero sì, ma questa sinceramente no, non l'avevo nemmeno mai vista, però magari è sfuggita a me, magari c'è chissà da quanto tempo, però sono contenta di averla trovata nella Degustabox e di assaggiarla, perché comunque devo dire che a me la Pepsi piace, mi piaceva anche quella con il limone che tanto tempo fa compravo, devo dire che l'ho sempre apprezzata. Poi qui abbiamo due confezioni di chewing gum con vitamine. Questi sono Vigorsol Energy Shot con caffeina, vitamina C, B5, B6 e B12, quindi praticamente sono dei chewing gum che fanno anche un po' da integratore alimentare. Sicuramente molto carino il packaging perché queste scatoline piccole io le adoro e sicuramente quando avrò finito i chewing gum mi terrò la scatolina perché magari dentro ci vado a mettere le mie graffette, i miei spilli, le mie cose per il cucito, quindi mi piace anche la scatola. Non ho mai assaggiato, devo dire la verità, dei chewing gum che avessero dentro delle vitamine o delle cose del genere, però insomma male non farà, si tratta comunque di vitamine. Poi una confezione da 430 ml di ketchup, senza coloranti e senza conservanti, solo ingredienti naturali. Devo dire che è enorme, io non so quanto tempo ci potrà volere per consumare tutto questo ketchup. Io tra l'altro non lo mangio nemmeno perché non sono quelle cose che mi attirano, però magari quest'estate nella casa di campagna dei miei suoceri, quando faremo le nostre grigliate, i nostri pranzi, perché no, potrei portarlo lì. E magari potrebbe essere un'occasione per aprirlo e per consumarlo perché magari siamo tante persone. Sicuramente da sola una cosa del genere non riuscirei mai a consumarla entro la data di scadenza perché è veramente enorme. Poi l'ultimo prodotto della Mutti è il pesto rosso di pomodoro con mandorle, pomodori semisecchi e grana padano DOP. Eccolo qua. Io questo non l'ho mai provato, è un prodotto che non conosco, non, assolutamente non ho mai avuto occasione di mangiarlo, però devo dire che mi ispira. Poi con le mandorle è una cosa che sicuramente potrebbe piacermi. Io sono sincera, quando parliamo di pesto mi viene in mente il pesto alla genovese. Le altre forme di pesto, fosse anche quello alla siciliana, comunque altre tipologie di pesto, non le ho mai provate. Questa può essere un'occasione, perché no? Questi sono tutti i prodotti della Degustabox di febbraio. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più di questa box. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.